Siamo qui insieme a Paolo Dello Vicario, che è un ragazzo giovanissimo, da qualche tempo collabora con Passaggi. Lui ha fondato qualche anno fa un'azienda che si chiama Bytech Marketing, che è leader del settore, diciamo, del marketing digitale, del SEO, e oggi è stato a Rimini a una conferenza nazionale, diciamo, dell'ambito. Vorrei chiedere a Paolo come da ingegnere meccanico ha trovato il proprio spazio in questo mondo nuovo del digitale, del SEO, del digital marketing. Sì, ho iniziato in realtà un po' prima di ingegneria meccanica, l'ingegneria veniva dopo, e ho iniziato facendo progetti personali, sviluppando progetti personali in cui la componente di SEO era fondamentale per dare visibilità ai progetti, in particolare con dei progetti di promozione turistica del territorio, in particolare di Manziana e della zona intorno al lago di Bracciano. Da lì pian piano ci siamo sviluppati, tanto sono venuto a contatto con Giorgio Taverniti, che è l'organizzatore, uno degli organizzatori dell'evento di oggi, che da 10 anni si tiene qui a Rimini insieme al festival al Web Marketing Festival, e pian piano abbiamo iniziato a collaborare su una serie di progetti, sulle attività, cioè sull'organizzazione di speech a questi convegni e eventi che si tengono ogni anno. E 4 anni fa abbiamo deciso con alcuni colleghi dell'università di aprire poi Bytech Marketing, quindi di trasformare quella che era la mia esperienza da libero professionista sostanzialmente e da collaboratore di alcune agenzie e aziende del digitale in una realtà imprenditoriale nuova. Siamo partiti un po' all'arrembaggio, francamente, con altri 5 soci, alcuni, la maggior parte ingegneri sempre dell'università della Tuscia, e niente, pian piano si è costruito una realtà nuova che cerca di portare un approccio tecnologico strutturato basato su processi nel digital marketing, e oggi siamo 15 persone, stiamo lavorando su progetti sempre più strutturati in cui la componente tecnologica è sempre più importante, e iniziamo anche a lavorare su progetti al di fuori dell'Italia che ci permettono, insomma, di sperimentare e testare. In Italia molto spesso si ha una visione cupa della situazione occupazionale, delle opportunità, soprattutto per i giovani, però tu lavori con 14, se non sbaglio, dipendenti giovanissimi, quindi forse è proprio un problema di trovare spazio, di trovare un indirizzo. Ecco, qual è la tua opinione a questo proposito? C'è speranza per i più giovani di trovare una loro collocazione virtuosa in questo paese che si dipinge sempre un po' depresso? Diciamo che dipende appunto moltissimo la mia visione è abbastanza limitata e limitata al digitale. Nel digitale c'è tantissimo spazio, il problema è quasi l'inverso, nel senso che c'è difficoltà da parte delle aziende, delle agenzie come la nostra, di trovare persone non tanto iperqualificate quanto minimamente qualificate, con la volontà, con la voglia di mettersi in gioco in un settore come questo. Il problema è che non ci sono in questo momento corsi di formazione, percorsi tradizionali adeguati a formare persone pronte a entrare in una realtà come la nostra e pronte ad andare a risolvere i problemi delle aziende legate a tematiche come quelle del digitale, anche se la richiesta è tantissima, nel senso oggi qualsiasi azienda classica, qualsiasi piccola e media impresa ha bisogno di un supporto nel digitale, perché non sa come iniziare ad approcciarsi ai canali sia di distribuzione dell'informazione su digitale, quindi banalmente di digital marketing, sia come andare a cambiare, modificare, ottimizzare i processi con tutti gli strumenti digitali che permettono di ottimizzare proprio le performance delle organizzazioni e quindi di unire anche tutto quello che è la gestione del processo interno all'azienda con le attività di marketing. Oggi non c'è una roba che prepara i giovani a questo tipo di realtà. Ci sono una serie di corsi, ma non sono i percorsi classici, e quindi secondo me c'è più che un problema di creazione delle competenze, c'è un problema di orientamento molto molto forte, e lo spazio c'è, ce n'è tanto, c'è tantissima domanda ed è strano che non ci sia la possibilità di trovare persone in un paese in cui c'è il tasso di disoccupazione che c'è.
Ascolta, un'ultimissima domanda. Passaggi si occupa della promozione della cultura. Come il marketing digitale e la cultura possono convergere verso obiettivi comuni e come ampliare anche il bacino di fruizione appunto del mercato culturale grazie al digitale? Sicuramente c'è, il canale digitale può essere molto molto utile per veicolare contenuti da una parte, può essere una piattaforma semplicemente di veicolazione del contenuto che nativamente ha una serie di strumenti molto molto adatti, basta pensare a YouTube, a quello che si può fare con YouTube, a quello che si può fare con Facebook, a quello che si può fare andando a intercettare gli interessi di ricerca degli utenti su un motore di ricerca per esempio. Dall'altra parte c'è un tema di identificazione dei bisogni dell'utente. Oggi le varie piattaforme ci danno una quantità di informazioni esagerata, anche gratuitamente, su quelli che sono gli effettivi bisogni dell'utente, quindi quali sono le ricerche che fanno su un motore di ricerca, quali sono gli interessi e le correlazioni fra diversi interessi su un social network, per esempio. Ecco, l'utilizzo consapevole di tutti questi dati per andare anche a strutturare un'offerta di contenuto che possa supportare programmi di informazione sarebbe una cosa che, strutturata magari su portali, strutturata con progetti ad hoc, potrebbe secondo me dare una spinta molto molto forte, perché è un canale, mentre alcuni settori, penso al finanziario, penso all'assicurativo, penso ai settori su cui sostanzialmente si fa molto più facilmente business, sono molto molto più strutturati a livello digitale, tutto ciò che orbita intorno all'informazione, all'industria culturale, in realtà ancora non è estremamente competitivo, c'è ancora tantissimo spazio e probabilmente lì si potrebbe ancora far molto, insomma, utilizzando questi strumenti. Grazie mille, Paolo.